Lunedì 20 aprile, buonasera, ben ritrovati, ci scusiamo siamo un po' più eh, in ora tarda rispetto al solito, ma oggi è stata una giornata di intense riunioni anche a livello romano, per cui cercheremo di correre veloci anche per non interferire con la programmazione dei telegiornali delle 19. Allora diamo subito il microfono al Presidente Fugati per il quadro relativo alla giornata odierna. Buonasera, ci scusiamo per il ritardo, ma oggi c'è. È stata fino a poco tempo fa una riunione in videoconferenza con il ministro Boccia per il tema della app sanitaria che è diciamo, un, uh, un tema che sarà importante nei, nel prossime, nelle prossime settimane. Oggi i numeri ci dicono che abbiamo avuto sei decessi in uh, provincia uh, di Trento, i contagi sono 53. 50 con il tampone, 3 senza tampone. Di questi 53, 3 contagi sono nelle RSA. E I tamponi effettuati sono 689, 466 dall'azienda sanitaria, 223 dal Cibio. La percentuale di contagio, cioè quanti contagiati rispetto ai tamponi, è del 7% circa quindi è un dato sotto, diciamo, costante rispetto ai dati degli ultimi, degli ultimi giorni. Lo guardiamo um, positivamente essendo sotto il 10 ed essendo un dato che si è stabilizzato uh, negli ultimi giorni in modo costante e, e, e continuo. Uh, nei cinque comuni interessati dove abbiamo fatto un'azione forte eh, di controllo, eh, quelli dove si faranno i test sirologici, sono stati consegnati nei giorni scorsi le, i questionari diciamo, personali sanitari a tutta la popolazione, c'è stata un'adesione fortissima, la diciamo, una, una forte eh, partecipazione, non vogliamo mm. dire la totalità, ma insomma una forte... Partecipazione quindi la raccolta è già stata completata. Quindi l'azienda sanitaria eh, ha raccolto questi, questi dati. e Siamo felici, perché è stata una fortissima, una fortissima adesione a questo, a, a questo questionario. Nei prossimi giorni, parlando sempre di test sierologici. Partirà il test urologico, quello serio, quello con il prelievo, diciamo serio, quello più complesso, ecco, completo, quello con il prelievo del sangue, sul personale sanitario a, uh, a Rovereto, sul personale in prima linea. Questo è un altro percorso che l'azienda sanitaria ha messo in, uh, in campo. Eh, questo, quello dei test urologici, sapete, c'è anche un certo dibattito a livello scientifico, a livello, a livello nazionale, però crediamo che eh, partire con queste sperimentazioni sia importante, perché le sperimentazioni alla fine ti permettono di avere maggiori informazioni sul percorso eh, sanitario e epidemiologico ma anche diciamo, a tutela del personale eh, a cui viene fatto questo test. Si parte col personale ovviamente in in prima linea. Stiamo lavorando sul disegno di legge sull'economia, incontreremo le categorie produttive, incontreremo il Consiglio provinciale, le, le minoranze, perché come abbiamo detto nei giorni scorsi serve una spinta economica sia sul fronte degli investimenti e sia sul fronte del sostegno a, a fondo perduto. Questo si ricollega al tema che abbiamo già toccato, uh, delle richieste che abbiamo fatto al governo nazionale di sospendere il patto di Milano e il patto, il patto di garanzia. Su questo è nato un, diciamo, un dibattito. Lo diciamo chiaramente, eh, ritenevamo giusto che il Trentino, la provincia autonoma di Trento partecipasse al sostegno dei conti pubblici nazionali quando c'era una stabilità dei conti pubblici e quindi quando i nostri 430 milioni potevano essere importanti, diciamo, per tenere in piedi insieme a quelli di Bolzano, insieme a quelli di altre regioni del Statuto Speciale, per tenere in piedi il, il bilancio dello Stato, la, le, i conti pubblici dello Stato, oggi purtroppo i conti pubblici, diciamo, sono saltati e crediamo che quindi per sostenere le nostre competenze, e quindi per sostenere le funzioni della provincia autonoma di Trento di quelle risorse il Trentino abbia eh, bisogno. Noi avremo un ammanco all'interno del bilancio di circa 350 milioni, 400 milioni, dipenderà dal calo del PIL, e che del tutto casualmente è uguale alla somma di risorse che noi diamo allo Stato. Quindi quelle risorse ci sentiamo a dire che un po' sono nostre, ecco un po' sono nostre, e quindi non, riteniamo che non ci sia più motivo di mettere a disposizione dello Stato essendo venuta a mancare la finalità per cui queste risorse noi dal 2009 le mettiamo a disposizione a disposizione dello Stato oggi abbiamo fatto una, una riunione eh, interessante come task force anche con il dottor Merler del gruppo di, di FBK per fare un'analisi eh, di modelli matematici rispetto al, al, al sistema del contagio e quello che, che abbiamo capito è che in una fase 2 eh, qualsiasi eh, diciamo riapertura si faccia ha una piccola eh, dico piccola real, realmente eh, effetto sul contagio cioè il cantiere all'aperto, se, 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 se apriamo le imprese al chiuso, se si apre al commercio, questo avrà un effetto eh, sul, sull'aumento del contagio, ovviamente se non ci fosse un, un vaccino domani mattina, su una, una situazione come quella che è, eh, che è oggi. Le, gli stessi modelli matematici ci dicono che c'è un effetto sul contagio, quindi un aumento, effetto sul contagio vuol dire aumento dei malati, maggiori terapie intensive, per essere chiari, okay? quindi maggior rischio per la popolazione. Lo stesso modello matematico ci dice che c'è un effetto sul contagio e quindi sul, eh, sul rischio di aumento del contagio anche se si apre alle, alle cosiddette eh, diciamo libertà individuali e potenzialmente è quasi maggiore il rischio che c'è. Aprendo alle libertà individuali. E questo per dire cosa? Per dire che nella fase 2 dobbiamo credere, vogliamo anche impostare un modello trentino della, della fase 2. Oggi c'è stato un incontro importante con tutti i dirigenti della provincia eh, sul tavolo della prevenzione dei rischi sul, eh, sul lavoro. Lo vogliamo fare sui cantieri all'aperto perché siamo già partiti. Non siamo in tanti in Italia ad aver dato questa possibilità, quindi ci crediamo di aver fatto un bel, passo, un bel passo in avanti. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione rischi de, 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 del lavoro e questo, e questo lo, lo, lo stiamo facendo. Per dire cosa? Che la fase 2 sarà tanto più importante portarla avanti quanto maggiore sarà la prevenzione del rischio sanitario per i lavoratori ed anche aprire. Al, alla libertà individuali che in qualche modo dovrà essere fatto perché io mi rendo conto che i trentini non ce la fanno più stare in casa, questo lo so, i messaggi che ci arrivano sono ormai di questa portata e dobbiamo aprire anche lì, però sappiamo che questo avrà comunque un effetto, un effetto sul contagio, dovremmo essere in grado di calibrare al meglio. Uh, il rispetto delle libertà individuali, il rispetto de de della libertà di impresa, dell'economia con, uh, diciamo, con il definire il rischio del contagio. I controlli effettuati dalla, dalle forze dell'ordine nella giornata di ieri sono stati 2.313 sulle persone, 99 sanzioni emanate e controlli su 721 negozi. Stamattina abbiamo incontrato anche eh, gli ispettori del, dei vigili del fuoco, li ho personalmente ringraziati per l'importante lavoro che hanno fatto permanenti e volontari nella distribuzione delle mascherine. Mascherine che, lo torno a ripetere, sono mascherine certificate, sono mascherine eh, corrette e li ho ringraziati per il lavoro anche sotto Pasqua e Pasquetta che hanno fatto nel rispetto eh, dei Trentini che eh, è stato un lavoro fatto per la sicurezza sanitaria dei Trentini. Grazie presidente, torneremo da lei perché stanno già arrivando delle domande, però prima volevo coinvolgere l'assessore Segnana il punto sul bonus alimentare e anche degli incontri che si sono svolti oggi qui in provincia con altri rappresentanti della comunità trentina. Sì, buonasera a tutti. Per quanto riguarda il bonus alimentare, alle ore 17 di oggi sono state presentate 11.889 domande più 263 rispetto alla giornata di ieri, al dato che avevamo comunicato ieri. Quindi un dato sicuramente importante. Accolte ne sono state 10.096. 1344 sono quelle respinte e in tutto 449 da valutare. Ricordo sempre di eh, compilare correttamente tutti i dati perché alcuni ritardi sono appunto stati dovuti al fatto di aver dovuto riprendere in mano le domande, ricontrollare l'IBAM, i codici fiscali e i dati che erano stati inseriti in quanto non corretti. Quindi, eh, quando vengono compilate le domande, fare. Molta attenzione ai dati che vengono inseriti. Nel pomeriggio di oggi abbiamo incontrato i sindaci della Val di Non con i quali appunto abbiamo avuto un confronto eh, col Presidente, con eh, il Dottor Sciti e l'ingegnere De Col proprio per rispondere alle domande anche dei, dei sindaci del, della Val di Non relativamente non solo al bonus alimentare o all'effettuazione eh, dei tamponi ma alcune domande sono arrivate anche proprio relativamente all'ospedale di Cles. Il sindaco ci ha chiesto di porre un'attenzione particolare come ovviamente fanno tutti i i sindaci degli ospedali di Valle sulla ripartenza eh, quando si potrà ricominciare quindi ad avere la normalità all'interno anche degli ospedali di Valle. Ricordiamo che l'ospedale di Clessa ha già ricominciato a eh, effettuare delle operazioni chirurgiche per quanto riguarda anche soprattutto l'oncologia e quindi una leggera ripartenza proprio verso la, la normalità e quindi volevamo mh, garantire la piena... Ehm, eh, il pieno supporto e soprattutto la piena attenzione agli ospedali di Valle per quando si potrà ricominciare piano piano a ricominciare a, a fare le, la, la quotidianità anche negli ospedali di Valle e che comunque ringraziamo soprattutto per, eh, per questo periodo di emergenza durante il quale appunto tutti gli ospedali si sono messi in prima linea e hanno garantito eh, anche per i malati Covid la totale eh, assistenza. Questo appunto per quanto riguarda gli incontri di, di oggi, relativamente al, al pomeriggio. E... Senta, è arrivata una richiesta in relazione ai dispositivi di protezione individuale, siamo a posto da quello che le risulta, anche a proposito di forniture fatte con la provincia di Bolzano. Sì, eh, noi abbiamo sempre eh, ritenuto giusto e corretto condividere e comunque poter eh, dare una mano anche alle, alla provincia di Bolzano e alle regioni vicine. L'abbiamo fatto con i posti di terapia intensiva e nel momento in cui anche la provincia di Bolzia, Bolzano si è trovata carente di eh, tute per appunto, ehm, i reparti di terapia intensiva eh, ci hanno richiesto una, un aiuto e visto che a noi era arrivato un carico di 45.000 eh, tute proprio in questi giorni abbiamo dato. 5.000 per andare a supporto anche della, della provincia di Bolzano che anche loro hanno difficoltà nel reperire i IDP eh, quindi nel momento in cui non ne abbiamo avute le abbiamo eh, consegnate. Stessa cosa eh, anche per le FFP2 che ne sono state consegnate da parte della protezione civile sempre alla provincia di Bolzano, eh, 20.000 quindi eh, mascherine FFP2 per andare in aiuto del, dei nostri vicini di casa. Bene, grazie Assessore. Abbiamo delle novità anche per quanto riguarda i centri per le persone con disabilità? Ci sono restrizioni che chiaramente colpiscono anche queste realtà? Eh, Nell'ordinanza che, che ha firmato il Presidente ieri abbiamo appunto inserito la possibilità per chi ha un familiare disabile o un familiare anziano in casa di poter uscire sempre nelle immediate vicinanze però di poterlo accompagnare quindi eh, prevedendo la, eh, la possibilità ai familiari o al caregiver, chi, chi si prende cura del, dell'inabile oppure del, dell'anziano, di poter fare una passeggiata nei pressi dell'abitazione eh, senza dover incorrere in eh, salute. O comunque in controlli, ecco questo quindi proprio per l'abbiamo inserito all'interno dell'ordinanza proprio per chiarire bene questa possibilità. Più dettagli allora sulla situazione di cui il presidente Fugatti ha dato un quadro macro. Sì, per quanto riguarda i tamponi effettuati, eh, oggi risultano 53 persone: 50 con tampone, 3 senza tampone. Di questi 53, sono eh, risultati positivi all'interno dell'RSA e 3 eh, per 3 eh, ragazzi sono minorenni, quindi giusto anche per dare eh, un, un dato diverso dal, dal solito. Eh, per quanto riguarda i tamponi effettuati sono stati 689, 466 dall'azienda sanitaria e 223 dal Cibio. Eh, I dati sono: presso l'RSA abbiamo 628. Casi, più 3 rispetto alla giornata di ieri, 47 presso le case di cura, 20 presso le strutture intermedie, e presso eh, il domicilio come isolamento fiduciario abbiamo 1568 persone, meno 43 rispetto alla giornata di ieri, ricoverati in ospedale sono 272 meno 6 rispetto appunto a ieri e in terapia intensiva abbiamo 40 persone meno 1 rispetto appunto alla giornata di ieri per quanto riguarda i guariti siamo a 1295 più 94 rispetto alla giornata di ieri purtroppo per i decessi oggi registriamo 6 decessi eh, siamo arrivati a 366 per quanto riguarda Appunto, i decessi, che eh, come, come sempre va la, tutta la nostra vicinanza alle famiglie, alle comunità delle persone decedute, eh, sei decessi sono avvenuti tutti presso eh, cinque presso gli ospedali, uno presso eh, una PSP, però di questi cinque decessi: quattro erano eh, delle RSA. quindi eh, Anziani che erano appunto ospiti delle RSA che sono deceduti presso gli ospedali di Arco, di Tione, di ehm, Rovereto e di Cless. Per quanto riguarda i casi comune per comune, ci risulta un caso in più a Bleggio Superiore per un totale di 49, un caso in più a Borgo Chiese per un totale di 85, a Canazzei quattro casi in più per un totale di 82. A Castello Mulina di Fiemme 4 casi in più per un totale di 45. A Cavalese un caso in più per un totale di 73. A Cavedine 2 casi in più per un totale di 53. A Comano Terme 3 casi in più per un totale di 33. A Dro un caso in più per un totale di 83. A Fiave un caso in più per un totale di 6. A Mazzin un caso in più per un totale di 15. A Pinzolo, un caso in più per un totale di 56. Porte di Rendena, tre casi in più per un totale di 18. A Predazzo, quattro casi in più per un totale di 105. A San Martino di Castrozza Primiero, due casi in più per un totale di 9. A Roncegno Terme, un caso in più per un totale di 12. A San Gianfassa un caso in più per un totale di 76. Sella Giudicaria, quattro casi in più per un totale di 53. A Spiazzo un caso in più per un totale di 24, a Tesero 8 casi in più per un totale di 39, a Tione di Trento un caso in più per un totale di 53, a Trento due casi in più per un totale di 530, a Ville da Naunia un caso in più per un totale di 11, a Vile di Fiemme un caso in più per un totale di 35. Bene, grazie assessore Segnana. Mh, era stato annunciato dal presidente alla fine della scorsa settimana che oggi avremmo fatto un uh, punto focale sulla situazione delle RSA. Ebbene, coinvolgiamo allora il direttore generale dell'azienda sanitaria Paolo Bordon. Buonasera dottor Buonasera. Bordon. Allora, eh, la procedura dei dati, credo che sia il primo punto di partenza per spiegare come gli stessi dati eh, vengano eh, portati eh, alla Luce e eh, nello stesso tempo vengano gestiti. Partiamo da qui. Allora, la procedura è una procedura che ha in parte degli obblighi, diciamo, di tipo nazionale di comunicazione all'Istituto Superiore della Sanità entro una certa ora del giorno. Dei dati dei deceduti in generale e in particolar modo anche dei dati deceduti nel mondo dell'RSA. Noi come azienda sanitaria, il in data 15 marzo abbiamo emanato una nota. A, a Upipa e a Spesse chiedendo evidentemente la divulgazione ai loro associati riguardante un, un obbligo di comunicazione dei dati entro le. Per ricondurle a Covid devono essere accertate da una documentazione che è poi una scheda Istat. Noi abbiamo di certo la notizia dei tamponi che effettuiamo sulle persone ricoverate in RSA e quindi se queste poi decedono evidentemente la riconduzione è sostanzialmente automatica, mentre la comunicazione della scheda Istat è una comunicazione che viene fatta da un medico, un medico dell'RSA che comunica a noi questo tipo eh, di dato. Evidentemente eh, diciamo che la maggior parte dell'RSA ha fornito questo dato e noi oggi diciamo dal punto di vista del metodo questo è il percorso che abbiamo codificato e che siamo tenuti a rispettare anche negli obblighi informativi che come, come azienda e provincia autonoma di Trento abbiamo nei confronti del, del Ministero e dello Stato. Il quadro che risulta ad oggi quindi qual è? Allora il quadro, se prendendo un quadro è dal primo marzo 2020 alla data del 15 aprile, è un dato complessivo sulla mortalità di 484 decessi, dove all'interno di questo numero evidentemente ci sono dei decessi che nulla hanno a che fare con la patologia Covid. Poi c'è un dato certo che è il numero dei tamponi e le morti riconducibili ai tamponi che per la stessa data è di 145 dopodiché evidentemente che il resto dei numeri sono numeri che devono essere indagati da, da un punto di vista delle schede ISTAT e che devono essere comunicate all'azienda stessa quindi questo è l'ammontare complessivo dei decessi ma che ripeto è, comprende decessi anche che non riguardano esclusivamente Covid per cui è difficile in questo momento quantificare con precisione qual è l'incidenza, al di là dei tamponi, di questi ulteriori decessi. Abbiamo chiesto la collaborazione a tutte le PSP nel fornirci dei dati puntuali e delle schede evidentemente ufficiali firmate dai medici nel momento in cui è avvenuto il decesso. Ma siete sorpresi da questi dati o era un dato atteso secondo le vostre previsioni? <coughs> Ma è difficile fare una valutazione se la, la guardiamo tempo per tempo. Di sicuro è chiaro che il, il, la mortalità è più alta della media degli altri mesi, degli altri anni, però penso che per fare un'analisi un seria della mortalità nel mondo dell'RSA bisogna attendere del tempo, dell'indagine, dei chiarimenti e anche rapportarle alla fine dell'anno per vedere quanto questa possa aver inciso sull'andamento fisiologico normale. Eh, ci chiedono eh, delle cifre sui eh, tamponi. Qualcuno osserva anche che sono stati fatti pochi tamponi nell'ultima giornata. Beh, allora, per quanto riguarda, visto che lei mi ha fatto una domanda sull'RSA, io darei anche i tamponi sull'RSA. Noi abbiamo fatto 2850 tamponi dall'inizio dell'emergenza a oggi nel mondo dell'RSA e. Sempre per gli ospiti parliamo, 2250 ospiti hanno avuto il tampone, quindi in alcuni casi sono stati fatti più controlli sulla stessa persona, che è un numero secondo me significativo a fronte di 4000-4500 ospiti che sono all'interno del mondo dell'RSA. Il, il numero dei tamponi che nella giornata di oggi è inferiore e riguarda anche il momento di, diciamo, di prelievo del tampone stesso, che riguardano delle modalità di approccio. Noi nella prima fase abbiamo avuto molti tamponi fatti nel momento in cui persone accedono alle nostre strutture, in particolar modo al pronto soccorso. In questo momento c'è un calo di accessi, quindi, le modalità di raccolta di questi tamponi, oltre che le indagini, ad esempio, nell'RSA avviene nei luoghi in cui eh, le persone vengono chiamate su appuntamento per fare i controlli rispetto al eh, percorso di guarigione, ma avviene anche su segnalazione della nostra rete sul territorio che normalmente è più attiva nei rapporti anche con i medici di medicina generale durante la settimana, mentre il fine settimana eh, alcune di queste figure non sono presenti sistematicamente. L'altro limite è la, diciamo, la disponibilità di kit, di Stessi. Noi abbiamo comunque dei quantitativi tali per i rifornimenti che ci vengono garantiti dai nostri fornitori in collaborazione con la rete della protezione civile che va di settimana in settimana. Quindi abbiamo una serie di scorte e una serie di tamponi e di reagenti che va usato secondo queste stime. E col coinvolgimento di tutti i tre soggetti, Cibio e FM riteniamo che comunque il numero standard per noi intorno ai 1500 è un numero assolutamente congruo e attendibile. Stanno arrivando diverse domande, dobbiamo andare un po' veloci però perché ho detto prima eh, volevamo chiudere per le 19. Allora provo a sintetizzare. Ci chiedono quanti test sono stati fatti agli operatori sanitari e se ci sono novità sui test sierologici. Allora, per quanto riguarda i test sierologici, ha già detto il Presidente che partiremo in questi giorni domani e tra domani e dopodomani su Roveretto ma anche in tutti gli altri ospedali della rete in più una parte di questi test li, li riserviamo agli operatori della medicina generale gli operatori del territorio il criterio di scelta che ci siamo dati è un criterio che riguarda in primis gli operatori della prima linea riguardo l'emergenza covid quindi personale impiegato nel gestire malati covid oppure personale che ha gestito malati covid adesso deve andare a fare un'attività cosiddetta pulita, non più da Covid, quindi deve essere fatto uno screening sulla loro condizione di salute. Al momento però rispetto agli 8.500 dipendenti dell'azienda noi abbiamo effettuato 4.088 eh, tamponi, 1.008 a medici dell'azienda, in particolar modo sono stati testati 660 medici. 2.807 tamponi a personale sanitario, quindi infermieri piuttosto che osse o tecnici delle varie tipologie. Questo numero è di 1.852 persone dell'azienda a cui sono state fatte tamponi. Poi ci sono 193 altre figure, quindi amministrativi piuttosto che tecnici, per un totale per queste 193 figure di 273 tamponi. Quindi incomplessivamente abbiamo effettuato tamponi su personale dell'azienda per numero 2705 unità di eh, personale. Partiamo appunto in aggiunta con i test serologici, in alcuni casi usiamo anche i test diciamo lettura rapida che, come abbiamo detto più volte, danno delle indicazioni importanti per quanto riguarda i pazienti sintomatici e la facciamo in abbinata per avere la conferma anche con il tampone. Dal Primiero ci chiedono se avete notizie sul decesso di una signora di 85 anni risultata positiva al Covid. Si tratterebbe del primo decesso nel comune del Primiero avete notizie? No, nel senso che anche qui la comunicazione ufficiale avviene, se è venuta in ospedale del Feltrino, di solito si rivolgono all'ospedale di Feltre avviene da quella amministrazione che ci comunica, quindi sicuramente se questo è avvenuto ci verrà fornito il dato probabilmente tra oggi e domani Ecco, eh, un'ultima domanda poi passiamo al Presidente Fugatti ci sono malati che eh, sono affetti da patologie reumatologiche sì. sono preoccupati per la carenza, dicono loro, di alcuni Farmaci specifici le risulta? È possibile, da quando è iniziata questa emergenza, alcune tipologie di farmaci, ma anche non di farmaci. Pensiamo ad esempio all'ossigeno, quanto sono aumentati i consumi di questi dispositivi o di farmaci stessi in maniera esponenziale. Dal momento in cui Alcuni malati aromatologici vengono trattati con dei farmaci che prima erano di loro esclusiva, diciamo, dominio. Evidentemente ci possono essere delle situazioni di carenza sul mercato. Noi ci facciamo carico rispetto soprattutto ai cronici, alle persone che devono seguire dei piani di cura laddove tramite i loro medici medicina in generale o specialisti ce lo segnalano di fornire tramite la nostra farmacia ospedaliera ai malati, cosa che abbiamo già fatto in molti casi, le dosi di farmaco necessarie per proseguire i trattamenti, però è vero che è difficile, questo è un problema generale reperire sul mercato quantitativi per soddisfare le richieste in aumento, dobbiamo farlo secondo i criteri di scelta e di elegibilità dei nostri pazienti Abbiamo già detto più volte che più di una sessantina di loro sono stati trattati con l'entocilizumab, ad esempio, che è uno di questi farmaci che veniva precedentemente utilizzato in prevalenza per... difficoltà e la collaborazione oggi è, è, è corretta. Dopo questa vicenda un altro collega chiede la responsabilità sanitaria resta in capo alle RSA oppure passerà all'azienda sanitaria. Ma Questo è un tema che a me non, non si pone, non, non è un tema sul quale oggi stiamo ovviamente riflettendo. È un'altra questione di tutt'altro genere, un chiarimento però perché la ministra Bellanova oggi ha dato via libera alla coltivazione degli orti anche fuori dai comuni di residenza. La ritiene una cosa possibile anche in Trentino? Questo eventualmente farà parte di una nuova fase in cui daremo maggiore libertà di spostamento ai, ai cittadini, ma è chiaro che se apre su quel fronte lì, poi arrivano i cittadini che ti chiedono che hanno la seconda casa in Trentino e vogliono andare in montagna, poi arrivano i cittadini che ti chiedono che vogliono andare a fare a fare le, le, le passeggiate, tante cose. Allora, io, sono consapevole che i trentini sono stanchi di stare a casa, gli stufi, questo ormai lo abbiamo, lo abbiamo capito e che un segnale di apertura dovrà essere dato. Ma l'ho detto all'inizio, un qualsiasi segnale di apertura tu dai, un aumento del contagio te lo devi, te lo devi aspettare. Quindi su questo l'ho già detto ieri, stiamo riflettendo su quale segnale di apertura, di apertura dare e credo che anche in considerazione di ciò che farà il governo nazionale questi segnali dovranno essere dati. Senta, proprio a livello nazionale si parla di ripartenza in alcuni settori, l'automotive, il tessile, per, però soltanto per chi ha determinate caratteristiche, ad esempio presenza di ospedali covid, luoghi per quarantenari positivi. C'è anche questa ipotesi in Trentino e che portata avrebbe in termini di personale? Questa è un'idea che nasce a livello nazionale, su un'ipotetica fase 2, Pensata dal governo con determinate caratteristiche. Noi sicuramente il, il, gli alloggi dove mettere le persone positive li abbiamo già messi, messi in campo. L'eventuale presenza di ospedali Covid, crediamo che anche per l'organizzazione sanitaria che abbiamo, non, non, sarebbe, non sarebbe un problema. L'importante è che questa fase 2. Il governo la faccia partire nei tempi e nei modi che crederà da parte nostra, riteniamo che con i cantieri all'aperto qualcosa che, lo ripeto, in altre parti non era non è ancora permesso, lo abbiamo, lo abbiamo già fatto. Ma voglio continuare a dire che noi studiamo una nostra fase 2 perché vogliamo interloquire con gli imprenditori nei vari, nei vari settori, lo stiamo, lo stiamo facendo per capire quando arriverà la fase 2 del governo come si potrà inserire la parte trentina con la sua organizzazione, con le sue, con le sue eh, specificità. Essendo consapevoli, e questo lo dobbiamo dire, che comunque il contagio in Trentino era era ed è superiore alle medie nazionali, questo lo, 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 lo dobbiamo dire, però sentiamo eh, anche e non possiamo essere sordi di fronte alle voci dei cittadini che ci dicono che vogliono uscire, che sono, non ce la fanno più stare a casa, e degli imprenditori che dicono guardate che qua perdo quote di mercato e non rischio di non aprire più e comunque mi mancano i soldi per andare avanti. Quindi conseguentemente questo lo possiamo fare, sì, ma con il rispetto delle norme della sicurezza, quello che sono sicuro che hanno fatto e stanno facendo in queste ore gli imprenditori e gli artigiani che lavorano nei cantieri edili all'aperto e che lo stanno facendo con un forte senso di responsabilità. Se questo sarà il percorso che metteremo in moto, la fase 2 del Trentino sarà una fase 2 che avrà il minor possibile di riscontro sul termine del, del contagio, sia sulla vita privata che sia anche sulla parte economica. Siamo fuori di un minuto, avevamo detto le diciannove. Direi di chiudere qui, Presidente. Va bene, buonasera a tutti. Buonasera. Ci lasciamo allora con le note del coro Montevignol, la cereberrima signore delle cime, il maestro Filippo Bandera, ha eseguito con il suo coro a distanza eh, questo bel brano. Buonasera a tutti. Sono angosciate le nostre voci, i nostri cuori chiusi all'interno delle nostre case, commossi dalla tanta tristezza che attraversa le meraviglie della nostra bella Italia. Soli siamo poco, ma se ci uniamo alla potenza della musica diventiamo un coro, un coro con un cuore grande e solidale, come quello che il popolo italiano sta dimostrando in questo difficile momento. Con umiltà dedichiamo questa preghiera ai nostri fratelli più sfortunati che sono passati oltre e ai familiari che non hanno potuto abbracciarli l'ultima volta, cantando il commiato ma anche la speranza di cui noi tutti abbiamo ora bisogno.